giovani architetti non devono avere paura degli errori. Provando si migliora, e questo secondo me è il messaggio per domani, soprattutto per i ragazzi che cominciano. Non abbiate paura di sbagliare, perché sbagliare sbagliamo tutti. Gli architetti sono i protagonisti in questo processo, come lo sono stati nel processo di cementificazione delle città, perché le città sono la causa principale dell'inquinamento atmosferico, della mineralizzazione del suolo, per cui sta principalmente agli architetti, insieme ai politici, decidere come saranno le città del futuro, gli edifici del futuro. Abbiamo voluto raccontare come le nostre due famiglie di prodotto, il laminato ARPA e il Phoenix, possono dialogare in modo armonico fornendo soluzioni progettuali sempre innovative e sempre nuove. Ci presentiamo con un prodotto già conosciuto, già presente nei migliori arredi della città di Firenze e nei migliori espositori. Il prodotto viene distribuito attraverso dei rivenditori, ma poi è l'architetto che capillarmente entra all'interno dei progetti e permette la divulgazione e la distribuzione di questo prodotto al meglio. Ma qui ovviamente, essendo un convegno più incentrato sul contract, l'idea è mostrare un po' tutta la gamma che per noi è adatta a quella soluzione, quindi da una parte gamme su cui possiamo avere numeri importanti ed essere competitivi sia in termini di produzione, di velocità, di assistenza in post vendita, che poi anche in termini di prezzo ovviamente, e dall'altra invece prodotti di maggior qualità, maggior pregio a livello di design. Oggi abbiamo cercato di comunicare quello che è l'ambito della ristrutturazione. Abbiamo visto che, per come va il mercato oggi, questo è il settore che più attira l'attenzione del progettista e sul quale stiamo investendo parecchio. L'idea di The Standard è appunto di riposizionarsi sul mercato per il segmento premium, comunque per il segmento showroom, con nuovi articoli che possono essere interessanti dal punto di vista delle forme, dei materiali e dei nuovi colori.